Benvenuti in questo video, sono Gen95 e questo è God of War. Allora, è da un po' che non metto mani sul gioco, perché è passato il fine settimana e fine settimana di solito non gioco a God of War, perché appunto nel fine settimana non vi carico God of War, quindi è inutile registrare un altro episodio di God of War. E allora aspetto. E ora siamo arrivati a questo punto. Credevi fosse così facile? Ok. Non posso sperare. E ora? Qua possiamo salire. Qua possiamo salire, ma dobbiamo farlo dopo. Fammi vedere, qua ci sono dei vasi. Ok. Questi posso romperli? No, non posso. C'è un pezzo di vita. Vabbè, adesso non mi serve il pezzo di vita. Però grazie per avermelo offerto. Andiamo a vedere qua intorno, vediamo se c'è qualcosa da prendere alla veloce, perché fare altri vasi. Qua un altro vaso, se lo rompi, un pezzo di vita. Qua c'è qualcosa. Ok, va bene, dell'argento nascosto così. Noi praticamente dobbiamo andare di qua. Di qua, giusto? E di qua. Aspetta, lì è chiuso. Fammi vedere se è chiuso. Allora, faccio in fretta, controllo un attimo. Poi c'è un altro vaso da rompere. Ok, qua è chiuso. Da questa parte è chiuso. Quindi l'unica è quella lì, perché qua è da dove siamo venuti. No, Fratello, qua. una trappola per i venti di Eru. Ma dove saranno i venti? I venti di cosa? Non te l'abbiamo detto. Quando è Ma è qua. arrivato ci siamo procurati la cura a Elai. Davvero? Un'esperienza terribile, fidati. Ma tuo padre ha imparato un nuovo trucchetto con l'aiuto di Brock. C'era anche Brock. Ma io. Ne riparleremo. Ok. Prendi le lame. Allora, dobbiamo. Dobbiamo prendere questo. Ok. Muoviti o non ce la fai, fratello. Fatto. Ok. Quadrato. Qui non c'è niente. Uno skindoo proveniente dalle mie terre. In passato ne avevo uno anch'io. Prendilo pure, ragazzo. Prendilo, ragazzo. Potrebbe servirci per spalmare il burro sul pane. Ecco perché non piace a nessuno. Vabbè, ha fatto una battuta, Mimir. Cioè, non è che devi criticare ogni cosa che dice Kratos. Ha fatto una battuta. Vabbè, comunque. Ah, molto carino. Allora, dobbiamo andare di lì. Ma non manca molto alla fine della storia, quindi magari riuscirò a finire abbastanza presto in modo da iniziare a fare altro. Ovviamente magari vi porterò le live di God of War, però intanto nel frattempo vi porto anche altro. Allora, mi sembra che ci fosse una lettera qui. Guardate, piccoli passaggi ai lati, perfetti per il ragazzo. Troppo piccoli per mio padre. Beh, me la caverò. Si aspetta un attimo che c'è questa cosa da fare. Ok. Questa qua non l'avevo mica vista, secondo me. Questa non l'avevo aperto nella difficoltà facile. Ah. Va bene, mi ha dato della roba, che vabbè, cioè non è che mi serve tanto, ma non ci sono le lettere qua. Il prossimo fratello che dobbiamo aprire in questo episodio, nel prossimo, dovrei riuscire a farvi quel forziere in tempo. Ok. Attento fratello, Freya non è qui ad aiutarti se ti fai ammazzare.
Ok. Vai. Altro pezzo. Guarda quello. Guarda quello cosa. Potrei saltarvi questo pezzo, ma non voglio tagliarvi la storia. E comunque è bella da vedere, quindi continuiamo a guardare. Poi quando God of War finirà mi mancherà, perché ogni gioco che finisco poi mi manca e vorrei giocarci ancora. E magari in futuro, dopo un po' di anni, potrei giocarci per i fatti miei. Tanto a voi non interessa, sicuro. È già difficile che guardate questi video perché ve sto ripetendo la storia. Il gioco ve lo sto ripetendo, quindi è già più difficile che ve lo guardiate, perché magari chi ha già visto la risposta facile non interessa la risposta normale. Però dovete guardarla, nel senso che dovete mi dovete dare la vostra opinione riguardo alla mia, alla difficoltà aumentata, non alla storia. La storia l'avete vista nella risposta facile. Basta distrazione. Non dimenticare perché siamo qui. Va bene. Quell'elmo è un po' troppo grosso per te. Ok. Allora, di qua non possiamo passare. Di qua non c'è niente e di qua non possiamo passare. Terra deserta, molto lontana da qui. Ci vivono gli dei. Caspita, sì, moltissimi dei. Buoni o cattivi? Io temo che non sia così semplice. Ok. Andiamo di qua. E abbiamo aperto il passaggio al tempio qua. All'altra ruota. Oddio, ci sono i nemici. Allora qua ce la fare un decorso. Ma statemi lontani, perché è l'ultima cosa che voglio che mi colpiate. Incubi dove? Ah, lì. Devo colpire prima gli incubi, perché sennò quelli mi steccano. Ok. Vai. No. Ok, quello è andato. No! Cavolo, non l'ho visto che è arrivato dal lato. Sei proprio un infame. Sei venuta proprio a mia insaputa. Dai, però mi faccio colpire per niente. Vabbè, che stanno sono i pezzi di vita. Però vorrei non farmi colpire, sarebbe meglio. No! Te l'ho visto, eh. Aia. Non fa l'abilità. No, non è a carico. Allora tu la smetti di colpirmi, magari è meglio. Vedete che vengono davanti qui alcuni. Proviamo a usare le lame. Magari con le lame riusciamo a fare un po' di più. Vai, vai, vai. No, finita lo dico io quando è finita. Ma cosa hai visto nella camera? Non è importante. Sembrerebbe di sì.
È stato solo un impulso. Non devi pensare ai tuoi fattori. Wow, sembrano quasi degli scudi. Beh, immagino ti piaccia distruggere i vasi. Io distruggo vasi per trovare i pezzi di vita. È diverso. Allora, qui c'è... qui c'è un pezzo di furia. E non mi serve, quindi non lo prendo. Mi sembra logico che il secondo anello si comporti come il primo. Devi solo catturare i venti. Sì, stavo guardando un attimo i vasi. Se ci sono altri vasi che devo rompere. Altri pezzi di vita che devo prendere. Qua ci sono altri vasi. Però nessun pezzo di vita. Allora, devo portarlo qui, no? Sì, devo portarlo lì. Quindi lo prendiamo da qua. E però devo aspettare che faccia il giro. Aspettiamo, aspettiamo che giri. Ma io... cioè, ma allora, sono troppo lontano. Allora, aspetta, fammi aspettare che arrivi da... il punto dell'anello. Ok. Vai, vai, corri, corri, corri. Aia. Sono esplosivi questi. Questi tavoli non si possono spaccare. Va bene, allora attiviamo questo. Togli l'ascia. Ok, attiviamolo. Voglio solo la vendita. Ok, non importa se farà male. Io voglio sapere. Tu odi essere un dio, ma per me potrebbe essere diverso. Ok. Qua dietro cosa c'è? Oh. Boh, qua dietro ho rotto una statua, ma non è servito a niente. Allora, una lettera è lì. Ok, una l'abbiamo presa. La seconda lettera sta qua. Eccola lì. Però devo tirarla prima. Adesso. Presa. E la terza sta da questa parte. Vediamo se mi dà la mela o il corno. In ogni caso mi aumenta qualcosa, quindi... ok, ho bloccato quello. Corri, 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 corri. Ecco la lettera. La C. Ok, ho distrutto la C. Ok. Vediamo cosa mi dà. Mela o corno? Cosa puntate? Io dico mela. Lei mi dà la mela. Mela, sì. Ci ho beccato. Oh, frutteto di Yon. Trofeo guadagnato. E raccolte le mele di Yon necessarie per aumentare la vita massima. Ah, vabbè, ho trovato un trofeo guadagnato. Vita massima. Più lunga di così non può diventare. Quindi ho la vita al massimo. Vai, vai, vai dall'altra parte. Altri piccoli passaggi. Lo so. Vai. Non posso guardare. Buona fortuna. Ok. Vai, blocca quello. Allora. Aspetta. Adesso. Ah, ho capito. Aspetta un attimo, perché ci vuole sempre un po' di tempo per capire, perché non mi ricordo tutta la storia. Cioè, non è che l'ho già fatta una volta e mi ricordo com'è passo per passo. E io devo andare lì adesso. Vai, 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 vai. Ok. Vai, 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 vai. Già le lame, non spaventose.
Ok, adesso arrivo a questa parte che è l'ultima. È l'ultima parte, solo che questa. Questa sarà una parte con un enigma che ci può chiudere con la trappola. Quindi adesso sarà un casino. Non so, di sicuro gli stavano simpatici se sono sul muro della sua camera. Ok. Va bene, aperta la porta. Essere un dio. All'avventura in qualche luogo fantastico. Ah, qua non possiamo spaccare. Tutto ciò che abbiamo visto e fatto. Forse è un suo dono. Ok. Va bene. Allora, qui siamo fortunati perché c'è un'unica strada. E quindi ci vengono tutti avanti, non ci vengono di lato. Dietro. Beh, dietro sì, magari appaiono dietro mentre noi andiamo avanti. Quello sì. Però dovremmo farcela. Ok, è morto questo. Pensavo che mi allungasse di più la vita. Vabbè, non è che volevo una vita lunghissima, come un boss che sarebbe impossibile morire a questo punto, però è impossibile, no, si può morire lo stesso. Ok, uccidiamo questo. Allora dobbiamo, ecco, bravo, è morto. No, Atreus, quando mi serve il tuo aiuto te lo chiedo. Adesso non mi serviva. Mi serviva prima, quando dovevi usare la tua abilità speciale, solo che non l'hai attivata. Quando la dovevi attivare era a terra, quindi non è che potevi. Atreus, seguimi. Arrivo subito. Per uno così amato, Tyr era molto paranoico. Sì, ne aveva motivo, a causa di Odino. Dopo, tu. Mettete dopo mi serve. Allora. Allora andiamo di qua, leggiamo questa scritta. Ok. Guarda, la trappola dei venti. E questa? La mente più veloce del vento. Forse non si tratta. Ok. Potrebbero stare. Vai, fatto. Ah, ingegnoso. Andiamo di qua e scendiamo. Perfetto. Quando l'avevo fatto nella difficoltà facile ci avevo messo molto di più perché non capivo come farlo. Adesso l'ho capito, quindi va bene così. Qua non devo metterlo. Qua e qua. Ok, perfetto. Prendi questo. Vai. Ok, perfetto. Adesso c'è la trappola, quindi adesso dovremmo risolvere quell'enigma che sta lì di fianco. Dovremmo spostare il sole e la luna da una parte all'altra del tabellone. Cioè il sole, allora, lui penso che vada al sole. No, il sole penso che vada di qua a destra e a sinistra la luna. Devo cercare di spostarli. Devo capire come si fanno. La luna sta scendendo. Ok. Che succede? Via. Io sto bene, come ti liberiamo? Tira le catene sul muro. Ma ce ne sono tre. Che cosa faccio? Atreus, calma, puoi farcela. Brigati, non so ancora se posso affogare. Ok, Ati e Argentina.
rincorre la luna. Skull è dorata, insegue il sole. Per scatenare il Ragnarok devono divorare, ma non sono loro. Bravo. La luna va a sinistra, il sole a destra, sì. Midgard al centro. Quale leva ti? Ok. Sinistra. No, aspetta. Tirala su e spostiamo questo. No, questa va giù. Devo spostare quella centrale. Devo spostare quella centrale, aspetta. Perfetto. Ora quadrato. Centrale. Perfetto. Quadrato. Vai, tira giù quella. Vai, luna a sinistra, quindi devo tirarla sulla luna. E poi andiamo al centro. Vai. Ce la posso fare senza morire, eh. Senza morire ce la posso fare. Fatto. Fatto. La trappola non è finita, però. Non posso affogare. Buona sapienza. Però adesso ci pensa Atreus. Quindi non devo fare niente io. Trappola di punte. E vabbè, la trappola di punte. La evitiamo, dai. La evitiamo. Vai Atreus, metti il coltello nella catena. Usa il coltello, usa il coltello. Bravo, usa il coltello. Usalo. Vai, usalo, usalo. Vai. Adesso funziona, non ti preoccupare. Ecco, adesso è saltato tutto. La catena si è rotta. Ok. Il pugnale. Lo so, ma ti ha salvato. Ok. È stato astuto. Va bene, andiamo di qua. Qua ci sono dei vasi. Altri due pezzi di vita. Mi servivano prima, non adesso. Un altro pezzo di vita. No, servivano prima. Te l'ho già detto. Cioè, mi servivano prima. Ok. E la luna nera è lì. Ora dobbiamo raggiungerla. Ce l'abbiamo fatta. Però adesso ci sarà. Adesso ci saranno due boss da affrontare. Non c'è più. Cosa facciamo? Proseguiamo. Ah, bene. Proseguiamo, andiamo qua. Vai. Dovevo correre per farne un po' prima. No, non hai più coltello. Te ne dà adesso un altro. Tieni. Eccolo. Perfetto. Il giorno in cui nascesti, feci due pugnali, fondendo metalli della mia e di questa terra. Uno per me. E quando tu fossi sotto, uno per te. Quel giorno è arrivato. E sono un uomo, come te. No. Noi non siamo uomini. Siamo più che uomini. La responsabilità è molto più grande. E tu dovrai essere migliore di me. Esatto. Hai capito? Digli. Io sarò migliore. Il potere di questo, di qualsiasi cosa, proviene da qui. Sono un set imperato da questo. Dalla disciplina, dall'autocontrollo di chi la impugna. È qui che risiede la vera forza di un guerriero. Non devi dimenticarlo mai.
Bene, allora. Vieni. Ok. Niente. Aspetta. La runa, l'hai vista? Sì. Ne sei certo? Sì, sì. Fidati. Bene, allora. Mira alla faccia. Ok. No! Che cavolo, l'ho schivato! Ok. Devo beccare lui. Lui con, con l'ascia e l'altro con le con le lame. Mi beccano sempre. Oh niente, mi beccano sempre. Guarda, mi becca sempre. E lui non posso beccarlo con quello. Vai. Quello di fuoco blocca quello di ghiaccio. Atreus, beccali. Sì, vabbè, ma li becchi sempre. Allora, adesso se riusciamo a ucciderli. Sto recuperando la vita. Vai, vai che recupera la vita. Aspettiamo che la sua vita diventa pari a quell'altra, così devo colpire meno volte quello del ghiaccio. Quello del ghiaccio devo colpire con le lame. Ok, adesso aspettiamo. Ah, non si ricarica più? Ah, si ricarica, ok. Vai, vai, ricaricati un'altra volta. Ok. Vai. Aia. Questa volta mi ha preso. Ok, quello rosso è morto. Ora dobbiamo usare le lame. Ok, ucciso anche l'altro. Era grosso, ma un'inezia per noi dei. Niente di speciale. Furia del Tartaro. Ah, per l'altra. Ah, beh, bella, dai. Potrebbe essere utile. Io intanto la potenzierei una volta. Potenza alla volta. Perfetto, così diventa un po' più forte. A livello 3 non la potenzio perché sennò diventa... cioè sprecherei troppa roba.
Io devo trovarmi la roba, quindi L1 più R2, devo ricordarmelo. L1 più R1 questa, L1 più R2 questa qua. Poi c'è quella dell'ascia, che è L1 più R1, e l'altra è L1 più R2. Quindi devo usare tutte e Commissario quattro. Troll. Vai. Sono sotto sopra. Da che parte è la vasca di sabbia? Fiamme del caos. Ok, vita massima. E abbiamo preso tutto.